Ma, vediamo che cosa questo topolino riuscirà a partorire, anche perché io sono dell'idea che tutto è perfettibile, non c'è niente, non c'è nulla che è stato scritto sulle tavole dell'Alleanza o nessuno ha scritto i 10 comandamenti e quindi tutto è perfettibile. Dire che i decreti sicurezza sono totalmente da buttare via e che sono, come ha detto Zingaretti, sono pura propaganda e che adesso è arrivato il ministro nuovo e di conseguenza con l'arrivo del nuovo ministro finalmente ci sarà la sicurezza, e gli italiani potranno stare tranquilli e le periferie, eccetera, 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 mi sembra un pochettino, ecco, tirata per i capelli. Vediamo che cosa. cioè, Zingaretti dice c'era molta paura, istigazione alla paura, sensazione di paura in quei decreti, ma nulla. Zingaretti deve giustificare questa sua presenza al governo, in questo governo strano, in questo governo anomalo, in questo governo che quest'estate è nato, se vi ricordate, perché Renzi e l'onorevole Boschi avevano dichiarato che non bisognava andare al governo perché non bisognava far vincere Salvini, perché poi il motivo è quello, e di conseguenza bisogna giustificare che il Partito Democratico in questo momento sta al governo in un'alleanza anomala, litigiosa, dove tutti gli italiani vedono il risultato del non lavoro di questi mesi, perché è un governo faremo. Aspettate che adesso arriva, aspetta, adesso dobbiamo decidere, dobbiamo questionare, adesso aspettate perché sono il cattivone Renzi, poi un'altra volta cattivi sono quelli del Movimento 5 Stelle. Aspettiamo, vediamo che cosa partoriranno e poi se sarà un decreto che sarà migliorativo di quello che è stato fatto dal precedente governo, bene, avremo l'onestà intellettuale di dirlo. Se invece sarà peggiorativo, assolutamente no. Prato Ianni.